crisi. Forse bene che ricordiamo alla mente che le crisi sono di due tipi. Ci sono le crisi dialettiche e le crisi entropiche. Dialettica è la crisi che deriva da un conflitto fondamentale che la società, per una ragione o per l'altra, non riesce a risolvere. E quindi quella società entra in crisi. Si definisce invece entropica il tipo di crisi che è dovuta alla perdita di senso. Ecco perché si chiama entropica. La parola senso in italiano vuol dire direzione. La direzione dell'incedere. Quando una società, che può essere locale o nazionale o metanazionale, non importa, perde il senso del proprio incedere, entra in crisi, perché non sa più dove andare. Ebbene, la crisi che attanaglia il nostro paese oggi, la stessa cosa vale per altri paesi, è di tipo entropico. E la crisi economico-finanziaria esplosa 3 anni fa è stato in un certo senso l'epifenomeno di un fenomeno molto più radicale, una sorta di punta di iceberg. Sicuramente questa crisi finanziaria ha accelerato e ha magnificato gli effetti devastanti, ma sarebbe successa ugualmente, perché i segni di questa crisi entropica c'erano già, come alcuni studiosi, sia tra gli sociologi che i politologi e gli economisti, avevano denunciato almeno un quarto di secolo fa. Ecco allora perché dobbiamo prenderla seriamente, perché uscire da una crisi dialettica può essere difficile, ma non più di tanto. La crisi del 29 fu una crisi di tipo dialettico, quella attuale invece di tipo entropico. E allora per uscire da una crisi di tipo entropico è chiaro che bisogna prendere provvedimenti come quelli che vediamo, ma bisogna ridonare o restituire o riguadagnare alla società quel senso che per una ragione o per l'altra è stato perduto. Allora, detto questo, torno alla domanda: perché? Qual è la ragione parla a favore di questo evento, che è unico in Italia? Quindi dovete essere orgogliosi di questo voi siciliani, perché in altre parti d'Italia, che penso di conoscere bene, è vero che in questo o in quell'altra città si sono costituite volta per volta o liste civiche o movimenti locali, ma è la prima volta che un movimento, un coordinamento regionale di una regione grande come la Sicilia, e siete 5 milioni, quindi non si tratta di una realtà di piccola dimensione, avviene. E questo è significativo, secondo me non è, perché nelle DNA, nelle radici profonde della vostra matrice culturale, qualcosa del genere c'era, bisogna saperle leggere, anche se noi facciamo di tutto, noi italiani, di dimenticare le nostre radici. E allora, quali ragioni? Per rispondere a questa domanda ho chiesto così questo foglio, niente di paura, di preoccupante, mi avvalgo di un grafico perché mi serve per fissare meglio l'idea. Allora, dicevo, se noi usiamo, lo porto qua per beneficio degli ultimi, posso vedere, uno dei paradossi di questa fase storica, e forse volete dilemmi, è un dilemma nuovo rispetto alle epoche precedenti, che è il dilemma tra sicurezza e libertà. Vogliamo più sicurezza, non solo in senso poliziesco, ma sicurezza economica, sicurezza di un tipo o dell'altro, e però vogliamo anche più libertà. E tra i due termini c'è un'antinomia, perché per avere più sicurezza dobbiamo attribuire sempre più poteri ad una qualche ente, che può essere di tipo statale o metastatale, quindi Europa, al quale dobbiamo cedere quote della nostra sovranità e quindi della nostra libertà. E allora, quanto più forte ed efficace è lo Stato, chiamiamo Stato per indicare questo ente, tanto più si restringono i nostri spazi di libertà. Ecco perché c'è antinomia. E quindi c'è un trade-off, come dicono gli economisti, tra sicurezza e libertà. Ed è un dilemma etico questo, perché sia la sicurezza sia la libertà sono valori, chi potrebbe negarlo, sono cose buone che vogliamo, solo che fino a tempi recenti non c'era antinomia, anzi l'uno serviva ad affermare l'altro, non sente? E allora ecco che in questo, com'è? Scusate, scusate.
Ecco allora che possiamo rappresentare questa antinomia in termini grafici se noi mettiamo sull'asse delle abisse i costi sociali della illibertà, o meglio della restrizione della libertà. Uso adesso il termine libertà in senso generale, generico, non c'è bisogno che lo vada a precisare. E mettiamo in ordinate invece i costi sociali della insicurezza, perché l'insicurezza determina dei costi, e ne sanno tanti dei nostri, o forse anche noi stessi, con esempi concreti. Però è anche vero che se si restringono gli spazi di libertà dei cittadini, pure questo comporta dei costi. Ora, come si è soliti rappresentare il trade-off? Mediante una curva discendente da sinistra verso destra. Perché dice il fatto che la curva sia discendente che se aumentano un tipo di costi, si riduce l'altro e viceversa. Ora prendiamo un punto su questa curva, che tecnicamente si chiama frontiera delle possibilità istituzionali, come quello che vi ho indicato, e cioè un punto che dice, guardando le coordinate di questo punto, che i costi sociali delle libertà sono molto elevati, vedete, mentre i costi sociali dell'insicurezza sono tutto sommato modesti. Questo è un punto che può denotare una piattaforma politica che si è soliti chiamare di sinistra. Infatti una piattaforma politica di sinistra come si caratterizza? Si caratterizza per l'azione su un fronte o su un altro che minimizza i costi dell'insicurezza, ad esempio garantendo un welfare generoso per tutti, e però restringe gli spazi di libertà e di autonomia individuale o collettiva, perché, come abbiamo detto prima, perché bisogna dare più poteri a un qualche ente, che può essere lo Stato, può essere la regione, può essere un'agenzia, non importa. Perché devo avere un punto come questo? Questo denota una piattaforma politica che si è soliti indicare di destra, dove vedo viceversa. Voi vedete che i costi dell'insicurezza qui sono molto elevati e i costi invece della restrizione della libertà sono piuttosto modesti. I programmi politici che si ispirano al liberalismo hanno questa caratteristica di lasciar fare, e allora se io lascio fare c'è più libertà, però il prezzo di questa maggiore libertà lo si paga nei termini di una minore sicurezza sociale di un tipo o dell'altro. Infine, un punto intermedio come questo, abbiamo capito, può rappresentare quelle posizioni che si soliti chiamare di moderatismo, di centro e via discorso. Ora attenzione, qual è il punto su cui vorrei richiamare la vostra attenzione? Che quale che sia la scelta che su questa frontiera viene compiuta dell'equilibrio sociale che si vuole desiderare, voi vedete a colpo d'occhio che la somma totale dei costi è più o meno la stessa. E lo vedete a colpo d'occhio, perché la somma totale dei costi vuol dire fare la somma delle coordinate, la scissione ordinata. Voi vedete che si sommate questa coordinata e questa, più o meno uguale. Quello che cambia è il tipo di categoria sociale a cui si fa riferimento. Se adottiamo una piattaforma di sinistra, staranno meglio alcuni gruppi sociali, e sappiamo bene quali, e staranno meno bene altri gruppi sociali. Se si sceglie la piattaforma di destra, sarà ben il contrario. Staranno bene alcuni gruppi sociali e meno bene, peggio altri. Ma la somma totale dei costi a livello dell'intera società è più o meno lo stesso. Questa è la ragione per cui l'uomo della strada, quello che non sa niente di teoria politica, ma che segue il buon senso, si chiede: ma io non capisco, una volta vince l'uno, un'altra volta vince l'altro, però alla fine della fiera non è che ci sia una gran differenza a livello dell'intera società. E quando l'uomo della strada si esprime così, non dice una sciocchezza, senza magari avere presente un modello di questo tipo, ragiona in quei termini. Allora adesso attenzione, il punto è il seguente. La somma totale dei costi dei due tipi da che cosa dipende? Il fatto che la somma totale dei costi sia alta o bassa da che cosa dipende? Dipende dalla posizione della curva
La parola coesione, qui c'è un matematico, quindi, vuol dire la distanza di una curva dall'origine, quella si chiama posizione, ci hanno insegnato le scuole inglesi, le nostre cose. Allora, la somma totale dei costi dipende dalla posizione, da quanto distante è la frontiera dall'origine. Ora guardate, se noi potessimo spostare la frontiera in questa direzione, cosa avremmo? Avremmo che anche sulla nuova frontiera avremmo una piattaforma di sinistra, di centro e di destra. Perché la democrazia non può fare a meno della dialettica democratica. Non ci può essere democrazia se sono tutti dalla stessa parte. Quindi è chiaro che ci vuole sempre destra, sinistra, centro e combinazioni che siano chiare. Però qual è la differenza? Guardate, questo punto rappresenta una piattaforma di sinistra come questa. Però dov'è la differenza? Che la sommatoria dei costi è inferiore a quella di prima. La stessa cosa per qua, la stessa cosa. Allora, se uno ci pensa, noi abbiamo scoperto una cosa interessante, che la nostra classe politica oggi litiga fra di loro per scegliere e per dimostrare ai cittadini che questo punto è migliore di quello, che questo è migliore di quell'altro, o viceversa. No way, dicono gli inglesi. Non è così, perché il vero problema politico non è di scegliere un punto sulla frontiera, ma è quello di spostare la frontiera verso il basso. Perché più la frontiera si sposta verso il basso, più vedete che la somma totale dei costi diminuisce, non solo, ma le divergenze convergono, perché i punti sempre di sinistra, di centro e di destra si avvicinano. È come il discorso del cerchio, no? Che se voi muovete sulla circonferenza le posizioni sono distanti, ma se voi dal punto del cerchio andate verso il centro seguendo il raggio, voi vedete che mano a mano che le persone camminano verso il centro si avvicinano. Voi dice, che miracolo, non è un miracolo, è esattamente questo tipo di ragionamento. Allora, la prima osservazione è che oggi da noi come in altri paesi che viviamo una crisi endemica, il problema politico non è quello di scegliere la piattaforma. Chi dice questo? È perché ci vuole manipolare, ci vuole lavare il cervello, non dovete credere. Il vero problema politico oggi è quali proposte un gruppo, non importa se è di sinistra, di destra o di centro, ma quale gruppo politico ci propone di abbassare la frontiera, di portarla verso il basso. Questa è la sfida che ho. Poi quando evidentemente si esce dalla crisi economica, allora si potrà di nuovo, tra virgolette, litigare o leticare tra di noi per dimostrare che questa piattaforma è migliore di quella. Ma quello viene dopo, non farlo adesso. Lo facciamo adesso come stiamo facendo, stiamo buttando il paese, come è stato descritto prima, nella situazione che io non sto a descrivere perché è nota. Ecco allora la prima conclusione. La domanda adesso diventa: ma da che cosa dipende il fatto che, qual è il fattore che mi permette di spostare la frontiera verso l'origine? Ecco, voi subito mi direte, come faccio a spostarsi? La risposta è che il fattore si chiama capitale civile, cioè la posizione della frontiera dipende di un paese o di una regione, dipende dall'ammontare di capitale civile che quel paese, quella regione è riuscito ad accumulare nel corso di un dato periodo di tempo. Ora, il capitale civile ha tre componenti. La prima componente si chiama capitale sociale. Non spendo parole perché su questo ormai abbiamo riempito le biblioteche. Tutti sanno cos'è il capitale sociale, è vero, perché è un fatto positivo, perché fino a 20 anni fa non lo si sapeva. Tutti parlavano del capitale umano, del capitale fisico, capitale naturale, materie prime, quelle cose. Adesso si è introdotto e fa un avanzamento. Però il capitale sociale, che vuol dire le reti fiduciarie, capitale sociale è formato da un elemento che si chiama fiducia. È solo una componente del capitale civile. La seconda componente è il cosiddetto capitale istituzionale.
cioè le istituzioni. Guardate che le istituzioni non sono solo quelle politiche o giuridiche, sono anche quelle economiche. Questo è l'altro errore che si continua a fare. Provate a pensarci. Quando sentite istituzioni, tutti pensano il Parlamento, la Camera del Parlamento, il governo, bla bla bla. È vero, sono istituzioni politiche, ma ci sono anche le istituzioni economiche. Ad esempio, la legge l'ex mercatoria, la legge di codice di commercio, o come dire, civile, ad esempio il diritto di famiglia, e come il sistema bancario. Il sistema bancario, che può essere di un tipo o dell'altro, è un esempio di istituzione economica. E a seconda delle istituzioni economiche i risultati sono diversi. Quindi la seconda componente del capitale civile è formato dal capitale istituzionale. Infine, la terza componente è la matrice culturale. Guardate che culturale non vuol dire solo istruzione, anzi, quella è a parte, quella entra nel capitale umano. Matrice culturale vuol dire conoscere quali sono le caratteristiche salienti della cultura di quella particolare realtà territoriale, che può essere una regione, come può essere una nazione, così. Questo vedete è importante perché, per colpa forse nostra, di noi economisti, abbiamo fatto credere che la cultura sia la stessa cosa che saper leggere e scrivere. No, quella è istruzione. Chiaro che l'istruzione, oggi ormai siamo tutti istruiti in quel senso. Valorizzare la cultura vuol dire valorizzare le specificità antropologiche che caratterizzano ogni terra. E questo è importante, ce lo ricordiamo, perché molte volte si fa l'errore di importare in una area una ricetta politica economica che ha dato buoni risultati in California, per esempio. E l'errore che si fa è, che facciamo soprattutto noi accademici, dice, siccome l'ha funzionato, portiamola in Sicilia, la portiamo in Sicilia a fallimento. Perché? È perché non si è tenuto conto che la matrice culturale della California è diversa da quella della Sicilia. E quindi è ovvio che io non posso imitare in questa maniera. Ecco allora il punto in questione. Se noi vogliamo abbassare la frontiera, dobbiamo metterci in testa di agire sul capitale civile e volta per volta chiederci cos'è che in questo territorio difetta sopra. Ci difetta il capitale sociale, ci difetta il capitale istituzionale, ci difetta la valorizzazione della matrice culturale.